Ancora solo un tempo, stavolta il primo, un Taranto inedito privo di ben 9 titolari, gioca, corre e diverte per 45 minuti, poi si sgonfia lasciando l'iniziativa ai siciliani e perde senza reagire. A Gela matura la terza sconfitta della stagione, dopo 10 risultati utili consecutivi la squadra di Buso si piega nel momento più delicato, al termine di una settimana in cui poteva accadere di tutto ed invece non è successo nulla. Sconfitta dolorosa perché non immaginabile dopo la prima frazione, giustificabile se si considerano le numerosissime assenze e le condizioni atletiche di chi ha giocato. In pochi, infatti, avevano nelle gambe il cosiddetto ritmo partita. Per i tifosi presenti a Gela e per quelli rimasti a casa, però, lo stop del Vincenzo Presti pare abbia rappresentato la famosa goccia. C'è aria di contestazione scaturita dalla delusione per i risultati e dai timori per il futuro. La sconfitta è parzialmente addolcita dai risultati delle concorrenti che lasciano la parte alta della classifica quasi invariata. Si diceva di una formazione inedita, vale la pena raccontarla partendo dal fatto che per la prima volta in questa stagione Di Nardo e Melillo partivano dall'inizio. Davanti a Gori dunque quattro difensori, da destra Zangla, fermo dal 24 settembre, Ferri, Siroti e Migliozzi. Centrocampo con tre mediani, Giuliano, Sesia e Monza. Quest'ultimo nel secondo tempo ha poi fatto il difensore centrale in marcatura su Nassi. Infine davanti un tridente spumeggiante ma solo all'inizio con Rigano centrale, Di Nardo e Melillo, schegge ai suoi fianchi. Nonostante il terreno pesante, il gioco per tutto il primo tempo è veloce con ripetuti cambi di fronte. Di Nardo e Melillo attivano spesso ripartenze fulmine. Al 14esimo lo stesso Di Nardo sul calcio d'angolo di testa spedisce di poco al lato. Il Gela risponde tre minuti più tardi col bomber Nassi che conclude in diagonale. Pian piano il Taranto cresce e finisce col dominare l'incontro, costringendo i padroni di casa ad affannosi recuperi ed il pubblico gelese a trattenere costantemente il fiato. Ancora Melillo e Di Nardo danno spettacolo sulla linea di fondo e confezionano un'azione propizia senza concretizzare. La palla gol più nitida però giunge al 34esimo quando Rigano scova il corridoio giusto per la corrente Melillo, che tutto solo deve solo spingere in rete, ma al momento del tiro viene provvidenzialmente anticipato da Procopio in calcio d'angolo. Nell'intervallo si parla di un Taranto spettacolare, i gelesi la indicano come la migliore squadra vista al Presti. Nella ripresa però la musica cambia, i rossoblù appaiono affaticati, il Gela cresce a vista d'occhio. La svolta si ha al 12esimo quando Zangla, tra i migliori, alza bandiera bianca per infortunio e Buso in panchina non ha più difensori di ruolo. Entra Pizzolla che si posiziona a centrocampo mentre Monza arretra sulla linea difensiva. Per il Taranto inizia un momentaccio. Al 21esimo Nassi si invola tutto solo, ma dopo aver saltato Gori si allarga troppo e l'azione sfuma. Il gol giunge al 24esimo su un'azione di contropiede. Giuliano si allunga troppo il pallone in azione d'attacco. La difesa siciliana riparte con Comandatore che aziona con una lunga verticalizzazione il centravanti Nassi, il quale si incunea in aria e dal fondo serve la corrente anziano di Dio, che da distanza ravvicinata non ha difficoltà a battere l'incolpevole Gori. La gara del Taranto finisce qui, la mezz'ora che esegue è un monologo biancazzurro, mancano le energie, non c'è reazione ed il passivo rischia di diventare più pesante quando il solito Nassi sfugge alla difesa ionica, Gori compreso, e da porta vuota si vede anticipare da Siroti che evita la capitolazione mandando in calcio d'angolo, un finale che fissa nella memoria un Taranto poco reattivo e produce un risultato negativo che rende difficile l'analisi del dopogara. La sconfitta lascia l'amaro in bocca consegnando alla tifoseria argomenti di critica. Negli spogliatoi Buso ha commentato la partita con serenità, dichiarando che questo Taranto rischiava di svanire come è successo perché è imbottito di atleti utilizzati sempre part-time. La gara era stata impostata su una partenza veloce alla ricerca del gol che avrebbe condizionato l'esito dell'incontro, ma la fortuna non ha assistito i rossoblù. E intanto c'è un comunicato stampa che è stato inviato alla nostra redazione da un gruppo di tifosi che vi leggiamo testualmente, tifosi che erano presenti a Gela e anche in tutte le altre precedenti trasferte e partite casalinghe a seguito della sconfitta subita ieri sul campo siciliano, si parla di un'ennesima figuraccia. Questi tifosi chiedono a gran voce, come già fatto con i cori allo stadio, le dimissioni oppure l'esonero di Buso, in quanto per noi, si legge, non è più l'allenatore del Taranto. Inoltre invitano tutti i gruppi di tifosi del Taranto attraverso dei comunicati ad esprimere un loro parere.